Benvenuta all'abitacolo a Roberta Lombardi, che tutti conoscono perché è stata la prima capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati. Allora era famosissima, compariva in tutte le TV, come oggi succede a Matteo Renzi. Sì. E poi però diciamo si sparisce. Renzi si manca solo che esca dal cappuccino la mattina, poi abbiamo finito insomma la panoramica quotidiana. No, si sparisce. Noi abbiamo questo schema di alternarci, di rotazione, proprio perché è importante anche come simbolo tangibile del fatto che noi non puntiamo sul leader, ma puntiamo su un progetto e su un'idea. Il fatto che ruotiamo fa sì che le persone non si affezionino ad una persona, ma si affezionino all'idea, al progetto del movimento. Quindi è un piccolo gesto che dà concretezza a un'idea. E poi ti svegli, ecco, messa all'interno di un frullatore mediatico che spesso e volentieri poi ti raffigura in maniera difforme. A me capita ancora adesso che magari vado a fare gli agorà nelle piazze, così eccetera eccetera, la gente si avvicina e mi fa: ma sei simpatica, ma non sei quella stronza che ti avevano dipinto tutti i media quando eri capogruppo? Io non sono cattiva e che mi disegnano così. No, in effetti sono una persona con pregi e difetti come tante altre. È stato un po' difficile da gestire anche a livello personale, perché poi uno non... Devo dire che la politica distrugge il lato personale. Uno non pensa che magari quando va a fare determinate considerazioni o apprezzamenti sulle persone, poi magari c'è anche una famiglia dietro. Io mi ricordo, mia madre era terrorizzata, mi diceva: non apro più il telegiornale perché non so cosa potranno dire di mia figlia. E quindi c'è anche una componente umana che spesso viene disattesa. Però. Ma per il Movimento 5 Stelle... che è accaduto in quest'anno? Il Movimento 5 Stelle si è reso conto che quella che era un'idea che avevamo della politica in mano ai partiti come progetto fallimentare, tant'è che poi insomma le condizioni del paese sono sotto gli occhi di tutti, non era un preconcetto nostro. Non era una cioè, entrati dentro, avete visto, è abbiamo proprio così. Abbiamo avuto la conferma che è anche peggio la situazione. Quello che sta succedendo in questi ultimi mesi, poi con l'arrivo di Renzi, con lo scioglimento nell'acido del povero Letta, perché ormai è diventato il povero Letta, insomma, e con questi progetti di riforme incostituzionali, con questi progetti di modifiche dei regolamenti, con questi progetti di una legge elettorale che nasce già incostituzionale, eccetera, eccetera, c'è una deriva dei partiti verso una forma dittatoriale che deve preoccupare tutti, perché se tu dici abolisco il finanziamento pubblico e non lo abolisci ma lo trasformi da diretto in indiretto, stai prendendo un tema del Movimento 5 Stelle o comunque di buonsenso che tutti i cittadini vorrebbero vedere applicato e lo stai usando in maniera demagogica e populista. Se tu... E Renzi un po' frega però su queste cose, perché si vende quello che magari non è ancora, dice fatto, mette fatto, un po' come faceva Berlusconi quando gli riusciva poche volte. Io penso che sia peggio, perché poi anche a livello mediatico c'è un'assoluta copertura mediatica, una specie di agiografia del personaggio. No, peggio rispetto a cosa? A Berlusconi. Peggio di Berlusconi. Berlusconi almeno aveva il gruppo dei Benedetti che gli faceva da contraltare, quindi uno diceva: vabbè, la verità sta in mezzo, leggo da una parte, sento quello che dice lui sulle televisioni, magari faccio una sommatoria, una tara e riesco a capire più o meno come va la vita. E con Renzi non è così. No, e beh, c'ha Benedetti dalla sua, c'ha il Corriere dalla sua. È impressionante. Quasi quasi c'ha pure Forza Italia dalla sua, perché... Stava rischiando la multa Forza Italia dell'Agicom pur di ospitarlo ad Amici. Sì. Era è stato fantastico. Però adesso vinciamo le europee, dopodiché andremo da Napolitano, che si spera che questa volta abbia, diciamo, le orecchie ben aperte per sentire il clamoroso boom che faremo. E da Napolitano gli diremo: signor Presidente, lei in questo momento sta garantendo non più i cittadini, che non hanno una rappresentanza democratica, perché non l'hanno eletto. Non hanno eletto il Presidente del Consiglio, non hanno una rappresentanza parlamentare istituzionale che sia uno specchio del Paese, perché ancora siamo con Camere e Senato elette con col porcello. Certo. E ti abbiamo dimostrato ancora di più, ancora con più forza rispetto allo scorso anno, che la prima forza politica del Paese è composta dai cittadini. I cittadini vogliono riprendersi il Paese e governarselo da soli.
trai tu le conseguenze e se non le trarrai, se non scioglierai le Camere e non permetterai ai cittadini di votare, e votare questa volta secondo il sistema proporzionale che ha ristabilito la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale il Porcello, tu te ne assumerai la responsabilità. Poi con Napolitano non è che avete avuto un gran rapporto. Purtroppo no. C'è stato un primo incontro, devo dire, all'epoca quando ero il capogruppo. Quello delle famose foto, quello dove eravate voi foto, tre, sì. La prima volta di Grillo, sì, che quasi era risultato simpatico. Sì, devo dire, avevamo trovato Giorgio, un atteggiamento di ascolto. Mm. Forse il boom l'aveva sentito, in effetti. Poi probabilmente ha iniziato a individuarne i contorni di pericolosità di cittadini che non rispondono a nessuno se non ad altri cittadini. E ha capito che saremmo stati dirompenti per il sistema politico di lui, di cui lui, anche fosse solo per l'età, è il guardiano. Che c'è qualcuno con cui ci sono rapporti o giudizi, insomma, non negativi? Ma io devo dire, sono in commissione affari costituzionali e ho trattato con il precedente ministro della funzione pubblica, che era D'Alia dell'UDC. Mm. Con il quale, devo dire, dopo una serrata trattativa di 6 ore chiusi in una stanza, io, lui, qualche collega 5 Stelle e i mandarini del Ministero, siamo riusciti ad arrivare a una vera mediazione. Ecco, lì è stata forse l'unica volta che abbiamo fatto la vera attività parlamentare di mediazione, ma la cosa paradossale è che l'abbiamo fatta con un ministro e non con i partiti. Lì quello è un vecchio democristiano. Quella scuola lì un po' sa trattare. Sa trattare, ma sa trattare che alla fine c'è stata un vero punto d'incontro, quindi sono state portate delle proposte del 5 Stelle che poi hanno portato dei risparmi per i cittadini e lui le ha recepite, ha avuto l'intelligenza di recepirle. Ha avuto la Boschi. Invece. Adesso abbiamo la Boschi, io ce l'avevo come collega, la Boschi in affari costituzionali, non ho avuto mai il piacere di sentire un suo intervento in commissione. Perché era timida. Forse non aveva qualcuno che gli scriveva i discorsi come le 12 paginette dell'altro giorno che ci è venuto a leggere in commissione come programma di riforma. Non lo so. È cattivella questa, È una lombardata, diciamo. Io da donna questa storia, tra l'altro, delle quote rosa ce l'ho un po' qua. Perché noi siamo non per le riserve panda, ma per una pari opportunità che ci faccia gareggiare in condizioni di parità con gli uomini. E poi lì siamo sicuri che le donne emergeranno naturalmente. Le nostre primarie l'anno scorso, le europarlamentarie quest'anno sono una dimostrazione tangibile. Quando vieni messa tu donna in condizioni di competere alla pari, i tuoi stessi colleghi maschi si affidano a te. E quindi questa cosa delle riserve panda PD non ci piace. Senta, grazie per essere stata con noi oggi all'abitacolo e buon lavoro e auguri anche come mamma. Grazie, buon lavoro anche a lei. Arrivederci.